quanti, saluti dal Belgio. Ecco, quindi abbiamo la Germania, la Svizzera, il Belgio, Napoli, la Sicilia, siamo a posto. Non manca nessuno. Buonasera a tutti. La sfida, mi raccomando, condividete che questo è un messaggio importante. Questa sera una piccola deviazione dal solito tema di domande e risposte, in quanto ho ricevuto e ricevo regolarmente diverse richieste di aiuto da credenti che vengono attaccati da fratelli che si rifiutano di credere alla certezza della salvezza. Certezza della salvezza che in altre parole è conosciuto con il nome se una volta salvati, sempre salvati. Oh, credenti che hanno bisogno di uno strumento biblico per poter controbattere queste false accuse. E anche principalmente il motivo per cui faccio questo video è perché vorrei lanciare una sfida, e da qui il titolo del video, una sfida a tutti coloro che mi bombardano con opinioni personali, confusi, sentito dire e versetti fuori contesto, cercando di provare l'invalidità della mia opinione, che se sei veramente un figlio di Dio lo sarai per sempre e nulla e nessuno potrà mai toglierti la salvezza. Ho una sfida amichevole a chiunque possa dimostrare che ho torto e che la salvezza si può perdere. Mi sembra ok, no? Una sfida a tutti quelli che dicono che i miei libri sono antibiblici. C'è un gruppo di pastori in Sicilia che mi hanno detto che i miei libri sono antibiblici, non li hanno letti, però hanno detto che solo perché io credo fermamente nella certezza della salvezza. State tranquilli, se volete, se cominciate a predicare che non puoi perdere la salvezza, non ti invitano più. Una sfida a chiunque pensi che Mario Marchiò sia un eretico perché insegna che la grazia iperabbonda sul peccato, sempre e per sempre. Questa è la mia sfida, ok? Mi sembra una cosa, ok, giusta, no? Prima di tutto, però, vorrei chiederti un favore. O tu che stai guardando, cercando o sfidandomi a dire ok, ti trovo, ti dico che hai torto, va bene. Vorrei chiederti un favore, prima guarda il video fino in fondo, sì, perché c'ho anche persone che mi dicono no, perché tu hai, no, guarda il video fino in fondo e vedi che quello che dico è un'altra cosa, magari. Quindi non ti fermare appena non sei d'accordo con qualcosa che dico. E se alla fine di ciò che avrò da dire sei sempre della convinzione che la salvezza si può perdere, ti prego, fai dei commenti appropriati, educati nell'amore del Signore e soprattutto basati su prove scritturali. Perché con tutto il dovuto rispetto, a nessuno interessa, e a me no, senz'altro, la tua opinione basata su cose, su cosa hai sempre pensato, su ciò che ti ha detto il tuo pastore o su quanto crede la tua denominazione. Oh, in questo video, come del resto in tutti i miei video, io cercherò di darti prove, anzi, ti darò prove valide, razionali e soprattutto bibliche che ti sfido a contestare. Sì, mi hai sentito bene, portami le prove che ho torto e sta a sentire. Portami le prove che ho torto e chiederò scusa pubblicamente alle migliaia di ascoltatori ai quali avrei mentito nel corso di quasi 40 anni di ministero. Hai la mia parola. Non solo, ma smetterò immediatamente di insegnare se salvati, sempre salvati, e inizierò a predicare una salvezza temporanea, condizionale e incerta come la vuoi tu. Però lo devi provare. Me lo devi provare biblicamente. Non mi venire a dire no, non è così perché allora. No, 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 no. Non è così perché versetto, eccetera, eccetera. Una piccola constatazione prima di cominciare. Ci sono decine di versetti cari al religionismo che vengono costantemente usati da coloro che disapprovano il mio modo di interpretare la grazia. Ognuno di questi versetti ha una spiegazione validissima e chiara. Se solo ci si toglie i paraocchi che il religionismo ci ha imposto da decenni. Questi e tanti altri sono ampiamente spiegati nel mio libro I versetti storpiati, che ti invito a richiedermi gratuitamente in formato PDF se non vuoi leggere, se non l'hai mai letto.
I versetti storpiati trattano tutti questi versetti favoriti dai quelli che io chiamo religionisti, che arrivano sempre con i soliti versetti. E ognuno di quei versetti ha una spiegazione. Versetti del tipo Matteo 7:23. E allora dichiarerò a loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Ebrei 10:26. Infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Giovanni 8:11. Ed ella rispose: nessuno, Signore. Gesù allora le disse: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Matteo 24:13. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E tanti, tanti altri versetti fuori contesto che hanno una spiegazione semplicissima alla luce della vera grazia, che potrai trovare nel mio libro. Se lo vuoi, me lo chiedi, te lo mando gratuitamente PDF. Se lo vuoi pagare, te lo mando cartaceo, e mi fai molto piacere, perché se no te lo mando gratuitamente. Quindi tutti questi versetti hanno tutti una spiegazione semplicissima. Basta che ti togli gli occhiali del religionismo e ti metti quelli della grazia, le lenti, vedi attraverso le lenti della grazia questo libro che è stato scritto attraverso la grazia. Gesù Cristo è grazia personificata. Quindi, cerchiamo quindi di finalizzare una volta per sempre questa convinzione che tanti, anzi tantissimi hanno, che se sei veramente salvato, sei salvato per sempre. Proprio ciò che Dio desidera in Prima Giovanni 5:13, che dice questo. Prima Giovanni 5:13 dice: ho scritto questo è l'Apostolo Giovanni, chiaramente Bibbia con la copertina nera, quindi valida, ok? Questa è la Nuova Diodati. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna. Vi ho scritto queste cose a voi che credete, affinché sappiate che avete la vita eterna. Il desiderio di Dio è che noi siamo certi della nostra salvezza eterna. Perché? Perché quel verbo sappiate, affinché sappiate che avete la vita eterna, affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Quel verbo sappiate è il verbo greco aido, che vuol dire vedere, capire, arrivare alla conclusione che, credere. Ed è quel verbo usato da Giovanni quando arrivò alla tomba e vide il sudario piegato da una parte, e la Bibbia dice che lui vide e capì. Quella parola vide è il verbo aido. Non solo vide, ma capì, arrivò alla conclusione che credette. Quindi questo è quello che Dio desidera da noi. Desidera che cosa? Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché vediate, capiate, arrivate alla conclusione che avete la vita eterna, affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Quindi questo è il desiderio di Dio, che noi crediamo, sappiamo, ci rendiamo conto, siamo convinti che abbiamo la salvezza eterna. E questo è il suo desiderio. Ok, andiamo avanti. 10 ringraziamenti invece dei comandamenti, 10 ringraziamenti, ma 10 ragioni, 10 motivi per i quali credo nella certezza della salvezza, nella certezza assoluta della salvezza. Vi rendete conto che il desiderio della religione, il desiderio dei legalisti è quello proprio di farti dubitare? In Cristo non c'è dubbi, tutto quanto in Cristo è sì e amen. C'è una certezza della salvezza, non puoi dubitare, non puoi vivere una vita dubitando se vai in cielo, se non ci vai, se ti comporti bene, se ti comporti male, se Dio si è alzato nel modo giusto, se Dio si è alzato nel modo sbagliato, se magari non hai capito bene quello che voleva dire, allora è sbagliato, allora si incavola, ti manda all'inferno. Non si può vivere così, come fate a vivere così? Come si fa a vivere così? Quelli sono il 90% dei cattolici che dicono: vabbè, intanto il paradiso non ci vado, tutto al più faccio il purgatorio un paio di 200 anni, zia Caterina mi prega per me e io
150 me la cavo. Cose da pazzi, ragazzi, cose completamente da pazzi. No, il desiderio di Dio che noi abbiamo la certezza della salvezza, e quella la puoi avere soltanto sapendo che non la puoi perdere. Quindi 10 motivi, 10 ragioni per la quale io credo che se si è veramente salvati, si è salvati per sempre. Proverò a coprirle tutte 10, speriamo, ma altrimenti alla prossima volta, ok? Vediamo. La prima ragione è perché diametralmente, la prima ragione per la quale io credo che non puoi perdere la salvezza, è perché diametralmente opposto a quanto sostengono i, chiamiamoli, salvatori temporanei, i salvatori temporanei, i san temporanei, contrariamente a quello che dicono loro, è proprio la grazia che mi aiuta a non peccare. Tito 2, Tito capitolo, Tito, che è dopo Timoteo, Tito capitolo 2, Tito capitolo 2, dall'11 al 13, state a sentire, e vi prego, o voi che non credete, voi che credete, divertiamoci insieme, ma o voi che non credete, state a sentire quello che dice la parola di Dio, e poi, come vi ho detto, la sfida è: dimostratemi che ho torto. Vi prego, dimostratemi che ho torto, perché se dovessi aver torto, non lo so, ti prego di dirmelo, perché io non voglio né essere convinto di una bugia, né dire a migliaia e migliaia di persone che quello che credo che è una bugia invece è la verità. Non lo voglio. Quindi se ho torto, dimmelo, ti prego, dimmelo, prova che ho torto. Quindi Tito 2, 11, 12 e 13. Infatti, la grazia salvifica di Dio, la grazia che salva di Dio, è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna, la grazia, ci insegna a rinunziare all'impietà, alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza. Renditi conto che se tu non fossi convinto della tua salvezza, non lo aspetti l'arrivo di Cristo, perché all'arrivo ti dici sempre: oh mamma mia, speriamo che sia a posto, speriamo. No, aspettando la beata speranza, l'apparizione della gloria del grande Dio Salvatore nostro Gesù Cristo. Quindi è la grazia che mi insegna a non peccare, che mi insegna a vivere una vita pia e beata, lì come la chiama, all'impietà del mondano con cui, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente. Quindi questo è quello che la grazia ti insegna a fare, e che mi porta direttamente a Romani 5:20, che è probabilmente il versetto, uno dei versetti favoriti per me nella Bibbia, che dice questo: ora Paolo sta parlando ai Romani, dice: la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. E qui c'è la famosa parola iperperisseo caris, da dove io ho tratto quell'idea della ipergrazia, che ricordatevi, l'ipergrazia non esiste, esiste solo la grazia. Io uso la parola ipergrazia per stuzzicare i religionisti, perché sono birichino, praticamente quella è la risposta. Ma io uso la parola ipergrazia, non esiste, esiste la grazia che è iper, che è super, che è intoccabile, che è irraggiungibile, che è meravigliosa, che sarà sempre superiore al peccato. Quindi tu puoi peccare 157.432 volte e 157.433 volte la grazia ti perdona. C'è scritto qui, copertina nera, c'è scritto qui: la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. Quindi la trasgressione, il peccato abbondasse. Più legge c'è, più peccato c'è. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. E qui viene il famoso, la famosa cosa dei religionisti, che ti dicono: ah, ma allora Marchiò, allora così vuol dire che possiamo fare quello che vogliamo. E già da 2000 anni fa la situazione era la stessa.
Perché Paolo stesso, nel capitolo 6, cosa dice? La stessa cosa che dicono a Mario Marchiò oggi, no, ma allora possiamo fare quello che vogliamo perché intanto siamo perdonati, eccetera, eccetera, perché non avete capito niente, niente, perché il momento che tu ti rendi conto di essere perdonato è proprio quello, il momento in cui decidi di non peccare. La grazia ti insegna a non peccare, ti insegna a vivere piamente. Quindi già a quei 2000 anni fa accusavano Paolo proprio di questo. Difatti Paolo risponde 6:1 e dice: che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Noi che siamo morti al peccato, noi siamo morti, il peccato è morto. Per noi, noi siamo morti al peccato. Noi non, se tu hai la grazia nel cuore, non la vuoi, il peccato non lo vuoi, è morto. Per te sei morto al peccato, non vuoi avere niente a che fare. Più avanti Paolo parla che siamo schiavi della giustizia. Siamo schiavi, siamo stati liberati dal peccato e siamo schiavi della giustizia. Quindi la grazia non la perdi perché non la vuoi perdere. Ragione numero uno. Il secondo motivo per il quale io credo che non puoi perdere la salvezza, scusate, non la grazia non la perdi, la salvezza non la perdi perché non la vuoi perdere. Il secondo motivo per il quale io credo che non puoi perdere la salvezza è perché il risultato della fede e della conseguenza di salvezza è la vita eterna. Adesso attenzione, Giovanni 3:16, che conosciamo tutti, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, che chiunque crede in lui non muoia mai, ma abbia vita eterna. Ok? Adesso, Dio mente? Dio è bugiardo? Dio è un imbroglione? Quando lui dice: se tu credi nel mio figlio, io ti do... Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Cos'è? Dio è bugiardo? Dio è imbroglione? Dio è truffaldino? Quando ti dice eterna, vuol dire, si fa una risatina di gomito a Gabriele, li ho fregati tutti ragazzi, è temporanea, ma non lo sanno, gli ho detto che è eterna, invece è temporanea. Ma facciamo piacere. Quando dice eterna, pensa cosa il greco, incredibile, devi essere uno studioso meraviglioso per capire che quando il greco dice eterno vuol dire eterno, che vuol dire che non ha inizio e che non ha fine. Dio non mente. Se ti dice la fede che è legata alla salvezza produce la vita eterna, la vita è eterna, vuol dire che non può finire. La vita eterna, che è il risultato della salvezza, è eterna. E quindi se la vita, il risultato della salvezza è eterna, la salvezza è eterna. Perché se no non ti potrebbe dare la vita eterna, ti darebbe una vita temporanea. Finché la salvezza dura, la vita dura. Ma quando la salvezza si ferma, la vita si ferma. Ma siccome la vita è eterna, la salvezza deve essere eterna anche lei. Ma non ci vuole un Einstein per capire queste cose. Ci vuole i paraocchi del religionismo o ci vuole delle persone che si rifiutano di vedere le prove scritturali. Ma quindi questa è la sfida, io ti sfido a dirmi che eterno vuol dire temporaneo. Non è difficile, no? Tanto è vero che prima Giovanni capitolo 5, abbiamo letto il capitolo 13, adesso voglio leggere l'11 e il 12, prima Giovanni 5, 11, dal 10, Primo Giovanni 5, capitolo 5, versetto 10, sta a sentire: chi crede nel figlio di Dio, Mario Marchiò, ha questa testimonianza in sé, questa testimonianza di quello che ha detto prima. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo. Non dire che Dio ma non vuol dire eterno, eterno non vuol dire eterno, vuol dire temporaneo. No, lo fai bugiardo. Perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo figlio. Quale testimonianza? Che se chiunque crede in lui non perirà mai, ma avrà la vita eterna. E la testimonianza è questa. Due punti. La testimonianza è questa. Dio
ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Quindi se hai il figlio, se hai ricevuto Cristo nel tuo cuore, se hai accettato la sua offerta di salvezza, se hai aperto la porta quando ha bussato la porta del tuo cuore, hai la vita eterna. E se la vita è eterna, la salvezza è eterna. Se non puoi perdere la vita, non puoi perdere la salvezza. Se Dio avesse voluto dirti: sì, vabbè, d'accordo, non perisci, però se pecchi troppo, allora la perdi, allora diventa temporanea, avrebbe detto quello, ma invece non l'ha detto. Ha detto: chiunque crede riceve la vita eterna. E Giovanni conferma dicendo: chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Non è difficile, ok. Terzo motivo è perché la mia salvezza eterna è il desiderio di Dio. E se Dio è potente abbastanza da salvarmi, amore mio, Dio è potente abbastanza da conservarmi salvato. Giuda 24. Puoi scegliere qualsiasi capitolo. C'è uno solo. Giuda, versetto 24. E questo è come chiude la sua lettera, cortissima. Ora, colui che può salvaguardarvi da ogni caduta. A colui che può salvaguardarvi, a colui che è potente abbastanza da salvarvi ed è potente abbastanza da salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo, all'unico Dio sapiente, nostro Salvatore, sia gloria, grandezza, dominio e potestà da ora e tutti i secoli. Amen. Quindi Dio è potente, è capace, può salvaguardarti da ogni caduta e farti comparire davanti a Lui irreprensibile, senza macchia. Giovanni 10, e io già mi immagino come cominciano a borbottare i religionisti. Mi ricordo una volta, prima fammela leggere, Giovanni 10, versetto 28 e 29, questo è quello che dice Gesù: io do loro la vita eterna, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco e se mi seguono, io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Nessuno. Quello che volevo dire era, predicavo in una chiesa, non vi dico dove perché probabilmente ce ne sarà una sola lì, in Germania, in un paese in Germania a nord, e ho detto appunto che Gesù dichiara che nessuno può rapirti dalla sua mano. Una sorella fa: scusa, ma io ho avuto un sogno dove Gesù mi ha detto: sì, nessuno può rapirti dalla mia mano, però tu puoi sgattaiolare via. A parte il fatto che mi fai ridere, perché probabilmente hai mangiato un po' troppo formaggio ieri sera, o magari gli spaghetti col peperoncino e ti sono rimasti, quello non era Gesù, non hai sognato Gesù, perché Gesù quelle cose non le dice. Perché? Perché ha già detto nessuno. E nessuno include te e me. Io sono un qualcuno. Quindi se io potessi rapirmi dalla mano di Gesù, sarei un qualcuno. Allora Gesù avrebbe detto: nessuno, a meno che tu non decidi di sgattaiolare dalla mia mano. No. Se era potente abbastanza a salvarmi, è potente abbastanza a proteggermi. A tenermi nella sua mano. Giovanni 6, 37 dice questo: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda nessuno di tutti quelli che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Che io non perda nessuno. I suoi precedenti sono impeccabili, non ha perso nessuno. Nessuno. Tutti quelli che il Padre onnisciente ha visto
ricevere il dono della salvezza e quindi ha dato a Gesù come, impegno, Gesù non ne ha perso nessuno. Quindi i suoi precedenti sono impeccabili. Non dire che perderà te, perché non perderà te, perché nessuno può toglierti dalla... No, ma io posso... No, non puoi, perché tu sei un qualcuno. E se Gesù dice nessuno può rapirti dalla mia mano, vuol dire che anche tu non puoi rapire te stesso dalla mano di Gesù. Ma perché devi... Ma per quale motivo devi lottare? Devi lottare per avere il diritto di sgattaiolare dalla mano di... Ma perché? Ma per quale motivo? Ma tranquillizzati! Gesù dice nessuno, ma stai tra... Nessuno può rapirti dalla mano... No, ma non parlo per me, parlo per Carmelino. Sì. È sempre per gli altri, no? Perché io no, io non sgattaio mai dalla mano, non cercherai mai di scappare dalla mano del Signore. È Carmelo, è Peppino, è Carletta, è... Ragazzi, nessuno vuol dire nessuno, quindi né tu né io né nessuno potrà mai toglierti dalla mano di Gesù, che è la mano del Padre. Gesù e il Padre sono uno, quindi dalla mano di Dio nessuno può toglierti dalla mano di Dio. Una volta che sei la sua pecora, sei la sua pecora per sempre, per tutta l'eternità. Il quarto, numero 4. Il quarto requisito, il quarto motivo, è il quarto motivo per il quale io credo che la salvezza non si possa perdere, è proprio il requisito impossibile della salvezza. Qual è il requisito impossibile per la salvezza? Matteo capitolo 5 e versetto 48. Gesù, questo è quello che io chiamo il sermone killer, dice ai giudei: voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Il requisito impossibile della salvezza è la perfezione. Se vuoi essere salvato, devi essere perfetto. E buona fortuna, religionisti. E mo come la mettiamo? Come la mettiamo? Dovete essere perfetti. No, ma basta che tu fai del tuo meglio. No, no, no. Gesù dice devi essere perfetto. Non dice devi fare del tuo meglio. No, perché allora io, sai, sì, io sono umano, quindi pecco, però faccio del mio meglio, chiedo perdono. No, no, devi essere perfetto, perfetto, voce del verbo perfettare. Non devi fare del tuo meglio, devi essere perfetto. È quello che io chiamo appunto il requisito impossibile della salvezza. Tanto è vero che Apocalisse 21, 7 e 8, senti cosa dice, 8. I codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, fin qui va bene, non ho ammazzato nessuno, abominevole, vabbè, fornicatore, non, i maghi no, idolatri neanche, però magari increduli e bugiardi c'entriamo tutti, o no? In Sicilia non ci sono increduli, non ci sono bugiardi. Ok, vabbè. Quindi, i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Quindi, ragazzi, se non sei perfetto, stagno di fuoco. E qui c'è un altro, uno dei famosi versetti che ho messo nel libro, i versetti storpiati, che è Prima Corinzi capitolo 6 e versetto 9. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, e qui riparte con la lista, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli avari, gli avari, né gli ubriaconi, e mi raccomando, con quel venello, il vino è un pochino troppo, gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Quindi o sei perfetto, o se sei una cosa qualsiasi, bugiardo, bevi un po' troppo, sei incredulo, oppure tutte le cose un pochino più pesanti, niente, tu in paradiso non ci vai, a meno che, e qui c'è il vaccino qual è? Dopo
dopo la pugnalata di questi due versetti, Paolo dice nel versetto 11: ora tali eravate, già alcuni di voi, voce del verbo eravare, passato, tali eravate già alcuni di voi, ma cosa vuol dire ma? Vuol dire che non ho finito di parlare, eh? Ma siete stati lavati, passato, eravate, passato, ma siete stati, passato, siete stati lavati, siete stati giustificati, siete stati santificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Questo è il vaccino. Quale? La perfezione. La perfezione che trovi dove? Dove? La trovi nella grazia. La trovi nella grazia dove? Ebrei 10. Vi ricordate che Gesù ha detto: a meno che sei perfetto, non entri nel, devi essere perfetto. Ebrei 10, capitolo 10, versetto 10, dice: per mezzo di questa volontà noi siamo santificati. Noi siamo, non saremo. La santificazione non è la progressiva, quella è il rinnovo della mente. Non c'entra un accidente di niente con la santificazione spirituale di chi sei, del tuo spirito, del tuo cuore. Quella è immediata, la santificazione è immediata, è il momento della salvezza. Siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E versetto 14: con un'unica offerta, infatti, egli ha fatto che cosa? Ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, che siamo noi. Ha reso perfetti per sempre. Qual è il requisito impossibile della salvezza? La perfezione. Cosa fa l'offerta del corpo di Cristo sulla croce? Che tu accetti, ti rende perfetto, ti santifica e ti rende perfetto. Ta-da! No, tu devi essere perfetto per andare in cielo, ce la fai da solo? Ma spero che tu non mi dica di sì, perché se mi dici di sì, allora non solo sei un ipocrita, ma sei anche uno yogurtito, c'hai lo yogurt in testa, perché come fai a pensare di poter essere perfetto? Come fai a pensare di poter essere perfetto? No, ma io sono umano, ogni tanto pecco. E allora non sei perfetto. No, ma io chiedo perdono. Ma cosa c'entra? Dice che solo se sei perfetto puoi andare. Il perdono non serve a un accidente di niente. Tu puoi chiedere perdono finché arrivano le mucche dalla Siria, ma non serve a un accidente di niente, perché senza il versamento di sangue non c'è il perdono dei peccati. Quindi se o fai un capretto, un pollo, qualcosa e versi del sangue per coprire il peccato, o accetti il sangue di Cristo una volta per sempre, l'offerta di Gesù Cristo fatta una volta per sempre che ti rende perfetto. Yeeha! Numero 5, dai che ce la facciamo, 20 e 38. Numero 5, il quinto motivo per cui io credo che la salvezza non si possa perdere è l'onniscienza di Dio. Cosa vuol dire l'onniscienza di Dio? Vuol dire che Dio conosce tutto. Noi viviamo in una dimensione chiamata tempo, dove c'è un passato, un presente e un futuro, ma il tempo lo ha creato Dio, e Dio al di fuori del tempo e vive in una dimensione chiamata eternità, quindi conosce tutto il passato, tutto il presente, tutto il futuro, tutto il mio passato, presente e futuro. Lo conosce, lo sa, non lo produce, non lo causa, non lo forza, ma lo conosce, lo vede. È come vedere un film di un qualcosa che succederà domani, non so, una corsa di cavalli, e tu hai una televisione speciale che ti fa vedere quello che succederà domani. Tu non forzi nessun cavallo a vincere, non è che vai lì e gli fai le iniezioni, no. Tu vedi alla televisione quello che succederà domani e vedi che vince fumo caliente, ok? Vince fumo caliente, tu cosa fai? Ti vendi tutto, prendi tutto quello che hai, vai all'agenzia così e scommetti tutto su fumo caliente. Perché? Perché hai visto che avrebbe vinto. E lo stesso fa Dio con noi. Consegna a Cristo i vincitori, quelli che ha già visto che avrebbero vinto, li consegna a Cristo che lui non ne perda neanche uno. Oh, quindi Giovanni 1:29, beh, questo qui è molto semplice, questo è Giovanni Battista che dice, ecco, guardate, Giovanni 1:29 dice: il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo.
Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ebrei 9:22, senza, l'abbiamo appena detto, senza versamento di sangue non c'è perdono dei peccati. Matteo 26:28, Gesù parla appunto di questo sangue. Senza il versamento di sangue non c'è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ci vuole il sangue per il perdono. 26:28 dice, perché Gesù alza il calice all'ultima cena e dice: perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Il sangue che è sparso per il perdono dei peccati sulla croce, il sangue è sparso per il perdono dei peccati, perché senza spargimento di sangue non c'è il perdono dei peccati. Quindi questo è il nuovo patto. Prima Giovanni 3:20 dice questo: poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Ecco la totale omniscienza di Dio, conosce ogni cosa. E Colossesi 2:13, chiudo con questo, Colossesi 2:13 che dice, Colossesi 2:13 che dice: e con Lui, con Cristo, Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Quindi la mia domanda è questa: quando è che hai fatto tutti i peccati? Facciamo così: quando è che l'agnello di Dio ha tolto il peccato dal mondo? Quando è che ha versato il sangue? Quando è che il sangue del nuovo, quando è che è entrato in funzione il nuovo patto basato sul sangue di Gesù che ha versato? Quando è che è successo il perdono dei tuoi peccati? Quando è che Dio ha perdonato i tuoi peccati? Non è difficile, dai, con un'unica offerta, cioè, sulla croce, giusto? Frena, pensa, togliti i paraocchi religiosi, sulla croce, giusto? Fai così con la testa, sì, è giusto. Sulla croce, Dio, quando Gesù è andato sulla croce, Dio ti ha perdonato tutti i peccati. Quanti peccati avevi commesso? Quanti peccati? Neanche uno. Quindi quali peccati ti ha perdonato quando Gesù ha perdonato tutti i peccati? Tutti quelli che avresti commesso nel futuro. Quindi per Dio tutti i tuoi peccati sono futuri. Non è che no, Dio mi ha perdonato i passati, i peccati passati e quelli presenti perché io gli chiedo perdono, ma i futuri ancora no, perché non lo sa. Poverino, Dio, dico, col dito nel naso che dice: mamma mia ragazzi, ma Gabriele, mai visto Mario? Ma ne ha fatto un altro, ma porca mia, ma no, Dio non dice porca miseria, ma roba da matti ragazzi, ma non lo posso lasciare un momento solo che pecca un'altra volta. Non potrai mai cogliere Dio di sorpresa, perché Dio sa tutto, conosce ogni cosa. E ha preso tutti i tuoi peccati e li ha inchiodati sulla croce in Cristo una volta per sempre, 2000 anni fa, e li ha cancellati completamente una volta per sempre. Non puoi cogliere Dio di sorpresa. Quindi tutti i peccati che tu hai mai commesso, non quelli passati, presenti e futuri, no, tutti erano futuri. Quando Lui ti ha perdonato, tutti i tuoi peccati erano nel futuro. Lui sapeva già quali peccati avresti fatto, lo sapeva perché Dio sa ogni cosa. E quindi tutti quei peccati li ha presi, li ha inchiodati sulla croce in Cristo e li ha perdonati attraverso il versamento di sangue di Cristo. Ta-da! Ok, il sesto motivo per cui credo che non si possa perdere la salvezza è perché la vera natura del cristianesimo non sono le opere, ma la grazia. Efesini 2, 8 e 9 dice questo: voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si glori. Tutte le religioni, incluse quelle cristiane, romani cattolici, tantissimi evangelici, tutte
tutte le religioni, Islam, buddismo, induismo, intraismo, tutte testimoni di Geova, mormoni, tutte le religioni sono basate sul fatto che quello che tu fai deve essere, viene remunerato, viene premiato da Dio che ti vede ubbidire. Se invece ti comporti male, Dio ti punisce. Se ti comporti bene, Dio ti premia. Se ti comporti male, Dio ti castiga. Tutte le religioni sono basate così, tutte, dalla prima all'ultima. Ecco perché c'è la confessione nella Chiesa Cattolica, ecco perché ci sono... tutte quante le religioni sono basate su questo. Do ut des. Dio, ti comporti bene, Dio ti premia, ti comporti male, Dio ti castiga. L'unico che non è basato su quello è il vero cristianesimo. Il vero cristianesimo è basato sulla grazia attraverso la fede. La grazia, il sacrificio di Cristo sulla croce, ti offre la salvezza senza chiederti nulla. Nulla, ti offre la salvezza e ti dice: vuoi essere salvato? Tu dici sì, grazie, attraverso la fede, la grazia attraverso la fede, non per opere, che nessuno se ne vanti. Qui ragazzi ci sarebbe da predicare 37 ore, ma comunque, e questa è praticamente che cosa? L'arroganza dei sostenitori, di quelli che sostengono che si può perdere la salvezza. Cosa dicono? Dicono questo: il tuo sangue, Gesù, non è abbastanza per salvarmi da tutti i peccati. O magari non da questo tipo di peccato. Sì, no, vabbè, mi ha salvato, sì, le bugiette, eccetera, eccetera. Vabbè, quello va bene, mi ha salvato di quello che... ma questo qui, ragazzi, mi sono fatto, sono andato a letto con una donna che non è mia moglie, no, quello lì no, e non solo, ma l'ho fatto 4, 7, 8, 9 volte. No, quello purtroppo, cosa vuol dire? Il sangue di Cristo non è abbastanza per perdonare tutti i tuoi peccati. Questa è l'arroganza di coloro che sostengono che puoi perdere la salvezza, che l'opera della croce non è completa, che il sangue di Cristo non è abbastanza per salvarmi o da questo tipo di peccato o da tutti i peccati che sto commettendo. Il settimo, numero 7. Il settimo motivo per il quale io credo che la salvezza non si possa perdere è proprio la natura di Abba. La natura di Abba, Romani 8, 15 dice: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, e questo è il Dio dei religionisti, è sempre paura che si sia svegliato di malumore, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba papà. Luca, quindi, cosa vuol dire? Cosa vuol dire che il settimo motivo è la natura di Abba? È il fatto che un padre non scaccerebbe mai suo figlio dalla casa, ma magari lo butta fuori casa per insegnargli determinate cose. Ma figlio è e figlio resta. O no, o voi siete più bravi di... No, voi no, quelle cose non le fareste mai, giusto? Voi non buttereste mai il vostro figlio per strada. Ma Dio lo fa, sì, giusto? E Dio sì, se ti comporti male... fuori dal cielo, all'inferno. Quindi il settimo motivo per cui io credo che la salvezza non si possa perdere è proprio la natura del padre di Abba. Luca 15, 20, dal 20 al 22, la parabola del figlio prodigo, che basterebbe solo questa, dice questo: egli dunque, il figlio prodigo, ma sporcio, lercio carico pieno di sporcheria di maiali, si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Porcheria o non porcheria, maialati o non maialati, puzza o non puzza, perché, sai perché? Perché a Dio non fa paura il tuo peccato. Dammi retta. 21. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E il padre cosa dice? Sì, effettivamente, vai a lavorare nei miei campi e poi vedremo, ne riparleremo, se ti ridò
ti restituisco la figliolanza o se rimani uno dei miei schiavi. Ma siamo pazzi, ma quello è Maometto, quello è Allah, quello è Hindu, quello è Shiva, quello è Vishnu, quello è Geova dei testimoni di Geova, quelli lì sono le idiozie di un Dio che non è il nostro Dio, che non è Abba. Ma il padre disse ai suoi servi: portatemi qui la veste più bella e rivestitelo. Perché? Perché l'amore copre una moltitudine di peccati. Mettetegli un anello al dito. Perché? Perché l'autorità che io ti ho dato prima, quando ti ho dato la tua parte di eredità, ti do tutto il resto di quello che non ti ho dato allora, te lo do adesso. Tutto ti appartiene, tutto è tuo. Perché? Perché sei mio figlio e ti do l'autorità di avere tutto quello che ho. E mettetegli i sandali ai piedi. E sapete perché richiede i sandali ai piedi? Perché soltanto un figlio poteva entrare a casa del padre con i sandali ai piedi. I servi dovevano togliersi le scarpe. Ecco perché i musulmani si devono togliere le scarpe prima di entrare in moschea, ecco perché gli indù si devono togliere i sandali prima di entrare nel tempio, ed ecco perché tanti religiosi si tolgono le scarpe prima di andare a inginocchiarsi davanti al crocifisso. Perché? Perché non sono figli, sono schiavi. Ma qui Abba dice: no, 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 tu non sarai mai un mio schiavo, tu non sarai mai un mio servo, tu sei mio figlio. Ma cosa dici? Ma vieni qua. Luca 11, dall'11 al 13. Sta a sentire. Perché no? No, perché io non farei mai una cosa del genere a mio figlio. Ma Dio sì. Anche se mio figlio si comportasse male, sarà sempre mio figlio. Anche perché, amore mio, tu una volta che l'hai fatto sto figlio, figlio è e figlio resta. Non puoi cambiare il DNA. Il suo DNA è tu. Anche se lui va in anagrafe e si fa cambiare il cognome, rimane sempre tuo figlio. Figlio è, figlio resta. Il DNA di mamma e di papà e sono dentro lì, i due diventeranno una carne e lì dentro non potrà mai essere nient'altro che tuo figlio. E la stessa cosa succede spiritualmente. Una volta che sei figlio di Dio, niente e nessuno potrà mai cambiare il DNA di tuo padre, di Abba, che entra nel tuo cuore, nel tuo spirito e ti rende una nuova creatura. Niente. Dimostrami come una farfalla può tornare a essere un bruco. Dimostramelo. Come fa? O come un uomo può tornare nel grembo di sua madre una volta che è nato. Sta a sentire. Versetto 1, quindi un padre naturale questo non lo farebbe mai, giusto? No, giusto. Quindi Luca 11, versetto 11. Chi tra voi è quel padre che se il figlio gli chiede del pane gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo gli dà uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ma ragazzi, non è difficile. Se voi da padri vi comportate come padri sulla terra, ma quanto di più il Padre dei cieli, Dio Padre, donerà lo Spirito Santo a chiunque glielo chiede. Si comporterà da padre. L'ottava ragione per la quale io credo che la salvezza non si può perdere è ciò che Gesù ha affermato dalla croce. Giovanni 19:30. Tutto è compiuto vuol dire che non c'è più niente da compiere. Tutto è compiuto vuol dire che non c'è più niente da compiere. Se no non avrebbe detto tutto è compiuto, avrebbe detto: oh ragazzi, io ho fatto il 95%, mo me lo volete fare sto 5%? Vi volete comportare bene? Volete partecipare un attimino a quello che vi dico di fare? Volete aiutarmi un attimino? Ho fatto tutto, dai, 95%, ho quasi fatto il 99%, dai, un pochino, me lo potete... No, Gesù ha detto tutto è compiuto, sia nel greco tetelestai che nell'ebraico kalah, vuol dire quello che sono venuto a fare l'ho portato a termine, ho compiuto il mio compito, quello che sono venuto a fare. Quindi non c'è più niente da fare, quindi c'è solo da dire grazie, da ricevere quello che è già stato fatto. Ed ecco il motivo per cui l'ottava ragione per la quale io credo che la salvezza non si può perdere è proprio che io credo che Gesù
intendeva dire quello che ha detto dalla croce, che tutto, tutto, tutto è compiuto. E che tutto quello che devo fare io è partecipare al tutto compiuto che ha fatto Cristo. Quindi questo non ci vuole tanto, non è difficile. E poi un altro cosa dice? In Luca 23:34, un'altra cosa che dice dalla croce, Gesù dice cosa? Gesù dice, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E quella parola non sanno quello che fanno, la stessa parola di cui abbiamo parlato prima, la parola aido, il verbo greco aido, che vuol dire non hanno capito niente, non credono, non vedono, non capiscono, non arrivano a comprendere il fatto che non hanno capito niente. E voi cosa pensate che il Padre ha fatto? Quando Gesù gli ha detto Padre perdonali perché non sanno quello che fanno, cosa pensate che il Padre gli ha detto a Gesù? Gesù magari, sì bravo, invece no, io non li perdono. Ma non è quello che faranno o quello che hanno fatto, no, lo stanno facendo adesso, ti stanno uccidendo adesso e mi chiedi di perdonarli, ma non ci penso neanche. Ma vi rendete conto dell'idiozia di una cosa del genere? No, il Padre cosa ha fatto? Ha fatto quello che Gesù gli ha chiesto di fare, li ha perdonati. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo Gesù, non imputandogli i loro peccati. Non è difficile. 2 Corinzi 5 dice no, non è difficile. Quindi un altro motivo per il quale, cioè l'ottava ragione per la quale io credo che la salvezza non si può perdere, è proprio in funzione, in base a quello che Gesù ha detto dalla croce. Io ci credo a quello che ha detto Gesù. Il nono motivo perché la scrittura, perché io credo che la salvezza non si possa perdere, è perché la scrittura è molto chiara nell'annunciare che Dio non si ricorda più dei miei peccati. Ebrei 10:17 dice: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Quando ci sarà il nuovo patto, quindi il patto della grazia, dalla croce in poi, Dio dice: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ma perché gliele vuoi ricordare tu allora? Ma se lui se le ha dimenticate, se lui non se le ricorda più, lo dice: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ma perché gli vuoi andare a dire: no, ma io, perché tu non capisci, ma io ho peccato, io ho fatto questo, io ho fatto, ma non se lo ricorda. Ha deciso di cancellare quel ricordo dalla sua mente. Quindi, ma perché glielo devi ricordare tu? Ma per quale motivo? Perché siamo masochisti, siamo spiritualmente masochisti. Abbiamo bisogno di farci del male, di non essere mai sicuri, no, perché allora io ho peccato. Ma non se lo ricorda! C'è scritto qua: e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. E poi dice, versetto 18, ora dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato. Quindi per quale motivo vuoi andare a offrire un'offerta per il peccato quando Dio dice non c'è più offerta per il peccato perché non me li ricordo più? Salmo 103, versetto 11. Salmo 103, versetto 11. Poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Chiaramente questo è il Vecchio Testamento, ma è sempre la parola di Dio, come vi ho detto tante volte. La parola di Dio è eterna, e quindi puoi trarre rivelazione, puoi trarre benedizione dal Vecchio Testamento, dal Nuovo, da qualsiasi parte della Scrittura. 12. Quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto egli è allontanato da noi le nostre corpe. Tanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto egli è allontanato da noi le nostre corpe. Hai mai provato? Tu prova ad andare da Genova, vai a Sestri, da Genova vai a Nervi e continua ad andare. E vedi un po' se riesci ad arrivare al ponente, perché ogni volta più vai avanti e più il ponente si sposta, più tu dal Levante vai verso il ponente e più il ponente si sposta. Non riuscirai mai a raggiungere, e questo è quello che ci sta dicendo, che come il Levante, come l'Est è lontano dall'Ovest, come il Levante è lontano dal ponente, non riuscirai così tanto egli è allontanato da noi le nostre colpe, non potranno mai raggiungerci. E questo era profeticamente Davide che parlava nel Vecchio Testamento, quindi immaginati quanto ancora di più noi. Romani 8, 1, dalla Bibbia della Gioia, perché ci sono delle traduzioni che hanno dei manoscritti
I più vecchi non hanno questo qui, ma alcuni manoscritti, tra cui quelli sulla quale la Nuova Diodati è basata, c'è per chi cammina nella carne o non cammina nella carne, ma negli originali non esiste quel versetto, c'è soltanto questo che dice: ma ora non c'è più condanna per quelli che appartengono a Gesù Cristo. Romani 8 e versetto 1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. E anche se fosse quelli che camminano secondo la carne ma secondo lo spirito, questa non è la carne a cui pensi tu, questa è la carne di quello che cerca di guadagnarsi la salvezza. Quindi non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Non c'è nessuna condanna, i peccati se li ha dimenticati, li ha cancellati, li ha gettati lontani come l'est dall'ovest, come il levante dal ponente. Uè. Ragazzi, più di così, ok, finisco con il decimo, ma senz'altro non l'ultimo. Ce ne sono tantissimi altri motivi e ragioni per le quali uno deve credere che non, la salvezza non si perde, ma il decimo... per i quali il decimo motivo per i quali io credo che la salvezza non si possa perdere è che io e Dio siamo una sola cosa. Quindi se mi perdo io si perde anche lui. Prima Corinzi, Marchio, come? C'è scritto qui, Prima Corinzi 6, versetto 17: chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Quindi se io sono uno stesso spirito con Lui e cado dalla grazia, viene giù anche Lui, cade anche Lui, perché io e Lui siamo uno stesso spirito. Proprio come Gesù ha detto: tu, loro in me, io in te, noi in loro, loro in noi, siamo una cosa sola. Ecco perché Romani 8 e 38 e 39 dice una cosa semplicissima. Infatti io, Paolo e anche Mario, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci mai dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Siamo uno. Non potrà mai separarci, mai, non potrà mai, niente, niente potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Ok, la mia sfida è completa. Siamo riusciti a farlo in un'oretta, la mia sfida è completa. Dimostratemi che una qualsiasi di queste 10 ragioni è infondata o falsa e mi ravvederò, cambierò idea e mi convertirò al concetto della salvezza temporanea. Altrimenti, fateci un pensiero. Dai, o voi che pensate che la salvezza si possa perdere, fateci un pensiero. Vi ho dato 10 motivazioni per le quali chiaramente vi ho dimostrato che la salvezza non si può perdere. Dimostratemi che ho sbagliato e io sono d'accordo con voi. Mi pento, chiedo scusa a tutti e cambio completamente, cambio idea. Perché non voglio predicare le cose che non sono vere e soprattutto io non voglio credere a cose che non sono vere. Quindi se mi sono sbagliato, se sono un eretico, in errore, eccetera, fatemelo vedere, ma mi raccomando, non usate i soliti versetti per cortesia, perché sono tutti qua, i versetti storpiati sono tutti lì. Ve li spiego dal primo all'ultimo, ok? Quindi, mi raccomando, fateci un pensierino, ci vediamo mercoledì e riprendiamo con le domande e risposte. Un abbraccio a tutti, che Dio vi benedica, Babbo Mario vi vuol bene, ci vediamo mercoledì, ciao!